Montaguti e Quinziato, ragazzi, qua facciamo scuola. Allora, uno adesso, vieni qua, che allora lui è procuratore adesso. Sì, è manager, procuratore, sì, però è ancora amici, Non è che li stacchi? No, no, non si può, se no demoralizzo. Mi dagli morale? Quello è una delle tante parti dei miei compiti, sì. Allora, Matteo ci ha fatto il meteo durante il giro, facciamo la conclusione del giro invece. Diciamo che il meteo ci ha graziato solo alla fine, quindi non ci è andato granché bene questo Giro d'Italia. Cavolo, dovevamo arrivare prima noi. No, in realtà forse dovevamo posticipare un po' il giro, così almeno ci prendevamo un po' di sole. Matteo, com'è stato questo giro, dai, per te? È stato duro, come tutti quelli che ho fatto fino adesso, è il nono Giro d'Italia che faccio. Ho avuto il mio giorno di crisi ieri, me la sono cavata e sono arrivato all'arrivo comunque sano e salvo e contento di finire questo Giro d'Italia per l'ennesima volta. Adesso è un po' di vacanza o no? No, fino a luglio stiamo un po' in tiro, anche perché la gamba giustamente è allenata, bisogna sfruttarla. Ma allora, quanti ne hai fatti te di giri? 5 Giri d'Italia, sì. Era sempre una grande festa, com'era? O sofferti anche? sì, ho sempre sofferto, il 99% del tempo soffrivo, no? Ho fatto più Tour de France, ho fatto 9 tour e 5 giri, però il giro... Se tornassi indietro ne farei di più, perché come italiano è veramente una festa, è bello correre in Italia, c'è una bella atmosfera.